serie di misure che troverete appunto nel documento. Troviamo misure, diciamo, maggiori per la protezione sociale dei lavoratori, disoccupati, delle pensioni, delle persone che cercano occupazione, dei giovani. Proponiamo una serie di misure specifiche sul discorso delle energie pulite e della mobilità sostenibile, che ci sembra fondamentale. Cioè, si fa avanti la consapevolezza che il mercato non risolve, non riesce a risolvere i problemi, tutti i problemi delle persone, che certe volte sarebbe meglio avere un asilo nido pubblico che invece pagarsi la babysitter o pagare un asilo privato, che certe volte sarebbe meglio avere una sanità pubblica funzionante che aspettare 6 mesi in una lista d'attesa, eccetera eccetera. Quindi tutto questo, diciamo, sta, credo, convincendo molte persone che bisogna tornare a un ruolo importante e positivo dell'intervento pubblico, cioè un ruolo positivo del settore pubblico per assicurare ai cittadini quei diritti fondamentali che questa crisi sta negando in modo così clamoroso. L'idea è il principio che l'economia, il sistema economico attuale, in particolare quello dei paesi occidentali, ma non solo, è insostenibile da 3 punti di vista: dal punto di vista ambientale, in termini di consumo delle risorse, ma anche in termini di impatto sull'atmosfera, non solo. Non è sostenibile dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, poiché il sistema economico si alimenta solo se i diritti vengono lesi, quindi se vengono consumati i diritti. Infine, ovviamente, non è sostenibile dal punto di vista personale. Il sistema economico ci sta imponendo dei ritmi e della qualità di vita che francamente non sono più accettabili. Tutte queste cose sono state dette molto tempo fa, sono state in qualche modo predette. Il piano delle appunto grandi opere, negli impegni quindicennali, un tempo stabiliti nel 2001, vedeva allora, lo ricordiamo, 125,8 miliardi di euro, che già mi pare che non fossero pochi, e oggi siamo oltre i 340 miliardi di euro, il che vuol dire che nessuno controlla, tra l'altro, l'esplosione della cosiddetta pianificazione sulle grandi opere. Ma manca, mi pare, una nuova presa di coscienza sulla necessità di ricostruire anche un clima politico di partecipazione, di costruzione di un'alternativa, di un'alleanza sociale nel Paese. Il nostro modo per affrontare questa crisi è stato anche quello di cercare di chiedere meno al territorio in termini proprio di terra, e quindi il nostro piano regolatore, che non prevede nessun consumo di suolo, ci ha consentito anche di rivedere il nostro bilancio comunale facendo a meno degli oneri di urbanizzazione, obbligandoci a mettere in piedi una struttura finanziaria che si basasse proprio sulle entrate correnti e non sulle entrate una tantum, che è uno dei problemi maggiori che hanno appunto poi aperto alla cementificazione selvaggia di tutto il nostro paese. Oggi il tema delle risorse, il tema dello sfruttamento delle risorse del territorio è un tema, come posso dire, irrinunciabile, nel senso che i grandi cambiamenti climatici e non ci disegnano una prospettiva diversa, ma ci disegnano una prospettiva che probabilmente siamo quasi arrivati al limite, per cui anche lì forse un po' di buon senso, un po' di attenzione a quella che è la risposta della natura forse servirebbe per riacquisire quello che dovrebbe essere, come posso dire, un percorso naturale delle scelte dell'uomo. Detto questo, dal punto di vista dell'opportunità imprenditoriale e di sviluppo del tessuto produttivo e dal punto di vista del risparmio energetico, noi abbiamo quantificato che parliamo di circa il 30-35% del beneficio economico che un'amministrazione potrebbe avere. Il versare sopra questo un progetto nucleare è assurdo, e soprattutto quando la prescrizione che ci viene dall'Europa è che per il 2020 occorre arrivare a una produzione di energia alternativa del 20%, che poi si può ridurre, ma insomma del 20%. E come ci si arriva a questo? Se abbiamo un progetto nucleare che porta via tutto, non produce energia fino al 2020 probabilmente, ma porta via tutti i soldi, e poi una produzione che deve essere in qualche modo venduta di energia anche dai nuovi impianti, cioè c'è uno spreco colossale. Quando si dice cambiamento dei consumi, cambiamento del modo di produrre,
significa finalmente riflettere sul fatto che è impossibile con questo sistema allargare la giustizia sociale e nello stesso tempo non cozzare con i limiti fisici della biosfera. Quindi siamo di fronte alla necessità di riconvertire l'apparato produttivo. In questo senso credo che il settore di punta di questa crisi sia oggi quello che io definisco autopetrolio. Cioè c'è un inquinamento spaziale dovuto all'uso dell'auto individuale e nello stesso tempo una defaillance delle energie fossili che in parte non sono più disponibili per una crescita come quella ad esempio che ci propone la Cina e dall'altra parte producono effetti di inquinamento che portano alla non sopravvivenza. E quindi è ovvio che tutte le fabbriche che oggi sono impegnate nel mercato nella produzione di auto e che già prima della crisi avevano una capacità produttiva del 30-40% superiore alle capacità di asservimento del mercato, oggi si trovano in crisi. Che fare delle fabbriche e soprattutto degli operai che lavorano? Non potranno continuare a costruire automobili perché non possono riempire i piazzali di automobili che non si vendono e quindi devono fare delle altre cose. No, hanno la tecnologia, hanno gli impianti, hanno in gran parte le macchine, hanno molto know-how, in particolare in quei settori su cui c'è una prospettiva di mercato e di sviluppo sicuro, che sono quelli il terreno delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Se si assume che il lavoro, l'occupazione, la dignità del lavoro, le persone sono al centro di un modello di sviluppo che non è quello col quale si stanno muovendo oggi anche per uscire dalla crisi, perché il modello che propongono è esattamente ripercorrere esattamente il modello precedente, allora è evidente che si tratta di pensare anche a come produrre e che cosa produrre. È indubbio che, come dire, da sempre nelle economie l'automobile e la produzione dell'automobile, come dire, è il motore che ha sempre portato con sé molte cose, è indubbio che c'è un grande livello di occupazione, perché poi l'automobile. E il problema è quello di, come dire, di avere in testa che un modello che concili la possibilità, la dignità delle persone e quindi l'occupazione e il lavoro, perché il lavoro è un bene comune, con una sostenibilità del pianeta sostanzialmente, quindi bisogna arrivare a costruirlo. O la politica è una dimensione in cui c'è un'ipotesi che riguarda come la società si deve strutturare, e questa non c'è più, cioè nel senso che non c'è più una forza socialdemocratica, non c'è più una forza socialista, non c'è più una forza comunista, non c'è più, si potrebbe forse dire in Italia, neanche una forza di sinistra, ecco, che si presenti ai cittadini con delle risposte comprensibili e che non richiedano un volume di 30 pagine per dire che loro pensano che il mondo dovrebbe funzionare in un certo modo, ecco, con 4 o 5 principi elementari, insomma, ecco. Allora nel momento in cui non hai questo, il divorzio tra la politica presa come pura amministrazione dell'esistente e questo tipo di problemi è un divorzio irrisolvibile. Cioè, io non, francamente non credo molto a un'autoriforma della politica in questo momento. Penso di più che all'altro lato. La società civile può... Non solo la società civile nel senso dei singoli cittadini impegnati, ma anche forme di organizzazione sindacale, forme di organizzazione di movimenti collettivi, cioè a cose che per una fase riformulino in modo così forte una domanda che diventi inevitabile a un certo punto pensare che questa avrà anche una rappresentanza politica. Oggi questo tipo di problematiche non ha più una rappresentanza politica, questa è la nostra tragedia. Ecco.